Quella di questa sera è una storia normale, una storia ordinaria, di quell'ordinarietà che servirebbe ogni tanto per fare una battaglia che abbia un senso contro le mafie. È la storia di alcune persone che cercano di fare il proprio lavoro e di altre persone che fanno di tutto per impedirglielo. Guardate, già 500 anni fa i comici, i giullari andavano in giro per l'Italia con un carro, arrivavano nelle piazze, dico l'abbiamo inventato noi, italiani, aprivano il loro carro e cominciavano con quattro cenci, con un canovaccio a raccontare alla gente che passava lì dalla piazza e facevano sorridere la piazza. E mentre la gente sorrideva si accorgeva di quanto il re fosse nudo, raccontavano i giullari di quanto è patetico il potere quando ha bisogno di essere prepotente per governare perché non riesce a farlo secondo le regole. Al Via, l'edizione 2011 del Settembre Sangiulianese, un appuntamento che anno dopo anno richiama sempre più spettatori, un cartellone che sta diventando un punto di riferimento per tutto il territorio. Ma sicuramente sì, questo ci fa piacere perché il lavoro fatto in questi 20 anni è un lavoro importante, è un lavoro che tutti gli anni richiama quelli che sono i valori e i principi su cui la nostra comunità in questi anni si è consolidata. È un lavoro importante perché vogliamo che col Settembre Sangiulianese avvengano spettacoli, incontri, modelli di comunicazione che portano le persone a star qui insieme a noi, a parlare, a confrontarci, ma soprattutto perché ci sia la possibilità che ognuno degli spettatori presenti si porti a casa poi una riflessione che da domani sia un impegno civile nella nostra quotidianità. Credo che questo sia importante, che in questo momento ce ne sia tanto tanto bisogno in Italia e soprattutto che in un momento come questo non si può rinunciare alla cultura. E la cultura è importante quando è per tutti e tutti si riconoscono le cose che facciamo. Questo è lo scopo del settembre e questo è il lavoro che abbiamo fatto anche quest'anno. Quando si parla di mafie, di criminalità organizzata, generalmente si usa dire che il paese è diviso in due, che ci sono due Italie. E la divisione che si pensa è una divisione di tipo orizzontale, il nord e il sud. È vero, c'è questa divisione, ma credo che il problema sia forse anche più complesso. Ci sono due Italie, forse, e la divisione non è orizzontale o non è solamente orizzontale, è anche verticale. C'è una parte, un'Italia che muore per mafia, e c'è un'altra Italia che si gira dall'altra parte, che fa finta di niente. C'è un'Italia che vive responsabilmente e c'è un'altra Italia che se parla di certe cose sbuffa e se fai riferimento all'etico si annoia e se dici e parli di legalità ti dà del moralista per liberarsi dal moralismo. L'appuntamento con i temi della legalità e della lotta alla mafia, anche questi stanno diventando un appuntamento costante insieme con la collaborazione di Avviso Pubblico e Libera. Sì, ormai noi siamo diventati i loro compagni di viaggio perché Avviso Pubblico e Libera stanno facendo un lavoro importante sul territorio. Avere la capacità di riflettere su questi temi significa che nessuno è indenne o immune da questi tipi di rischi e avere la possibilità di poterli condividere, di poter parlare, di poter ascoltare, credo che sia un elemento che ci rafforza quelle che sono le nostre difese immunitarie contro l'illegalità. Anche questo è un elemento di grandissima attualità. Noi sappiamo che se portiamo dentro quelli che sono i valori veri della legalità, credo che li possiamo trasmettere a noi stessi nel nostro lavoro e nel nostro operare quotidiano, ma soprattutto è importante trasmettere alle nuove generazioni. Non bisogna mai abbassare la guardia e avere la voglia di lavorare a favore della legalità. C'è un'Italia che è l'Italia, che so, dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. E c'è l'Italia degli amici di Michele Sindona. C'è un'Italia che ogni giorno fa il suo, vive responsabilmente, rispetta le regole e paga le tasse. E c'è l'Italia che ammira i furbi, i violenti, che istintivamente sta dalla parte del più forte, anche se la forza si esprime con la violenza terribile della violenza mafiosa. Noi non riusciremo a risolvere il problema, credo, se non spezzeremo questa divisione, se non riusciremo a creare questa sì una religione, ma una religione civile che leghi responsabilmente ogni cittadino
alla società. Se questa idea riusciremo a trasmettere ai nostri ragazzi, ai nostri figli, ai nostri giovani, forse i tanti morti ammazzati, come Fortunato e come tanti altri, allora sì, queste morti avranno un senso, se no, scusatemi, sono solo chiacchiere. Io voglio ancora pensare e sperare che ce la faremo. Grazie.